Sono Alessandro Rigoni, sono nato il 24 ottobre del 1957 in provincia di Cremona. Mi sono trasferito a Milano all'età di 3 anni poiché mio padre aveva trovato lavoro qui in Alfa Romeo. Sono stato assunto come operaio qualificato, dopodiché sono passato all'officina stampa. Dopo un anno però hanno pensato di dirottarmi verso l'officina del museo. C'erano parecchie cose da ricostruire, perché quando si facevano le revisioni c'erano parecchi particolari rovinati, deteriorati, quindi si trattava di ricostruire tanti particolari. Subito abbiamo iniziato la collaborazione con la Scuderia del Portello, che in quegli anni disputava parecchie gare nel campionato europeo autostoriche. E durante la settimana lavoravo sulle vetture del museo e il fine settimana partivo e andavo con la Scuderia del Portello, sempre però sotto legge dell'Alfa Romeo. Con la prima macchina in particolare sulla quale ho lavorato è stata la 8C 2003 tipo Le Mans del 31. Una vettura, io praticamente quando sono arrivato io ho visto solamente il telaio di quella vettura, tutti i pezzi erano smontati, il motore dai motoristi nel reparto esperienze perché era in condizioni disastrose, il cambio dei cambisti che curavano sempre i cambi sperimentali, la carrozzeria, la scocca era fuori. E lì è stato un lavoro anche interessante, impegnativo, dopo recuperare tutto il materiale che era in giro e rimetterlo insieme e ricostruire ancora tanti particolari, un lavoro che insomma è durato 10 anni. Ho avuto la fortuna di conoscere parecchie persone che hanno corso con le vetture che curiamo noi, come Manuel Fangio. Poi ho conosciuto anche l'ingegner Chiti, ho avuto la fortuna di conoscerlo, De Adamici che correva con le nostre macchine, Nino Vaccarella, Rimerzario. Di conseguenza diventava sempre più bello lavorare su queste vetture. Il nostro nuovo direttore, l'ingegnere Pasquale Oliveri, aveva pensato di ampliare i nostri orizzonti e dedicarci alle gare di regolarità. E allora l'impegno è aumentato parecchio. E abbiamo cominciato ad impegnare vetture tipo 1500, 1750, i 1900, e altre vetture da portare in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Da lì abbiamo cominciato anche le trasferte per le varie gare in Argentina, a Mosca, poi anche in Australia, Tunisia. La vettura più impegnativa è sempre la 159, l'Alfetta, direi, perché insomma tutto sommato è un motore di Formula 1 e costruito in modo particolare. E poi dopo ci sono sempre anche questi motori 6 cilindri che usiamo nelle gare di regolarità, il 1500 e 1750, perché insomma sono motori ancora originali, con tutto il materiale originale all'interno, di conseguenza qualche difficoltà c'è quando li apri e devi ripararli perché non c'è niente di nuovo. Per ora siamo a livello di conservazione, andiamo avanti con la conservazione per ora. Cerchiamo appunto, magari c'è qualche particolare che è danneggiato, si può saldare o fare un riporto di materiale, però si usa sempre, i nostri motori, le nostre meccaniche sono sempre le originali. Nelle regolarità andiamo dal 1500 del 28, 1750, vari 6 cilindri, fino ai 1900, ai 1900 degli anni 50. In qualche occasione anche la Giulia, la T-Super, la SZ, però gran parte delle gare, a gran parte delle gare ci presentiamo con vetture fino agli anni 50, 1900, 1900 Super Sprint, 1900 Sport Spider, così come la 2000 Sportiva, o i due dischi volanti, il coupé o lo spider. Dopo le gare facciamo i controlli, diciamo, tra virgolette di routine, andiamo a controllare i freni, la regolazione dei freni, e i vari giochi presi sugli organi delle sospensioni, controlli a livello di regolazioni valvole, la sostituzione dei lubrificanti, perché sono lubrificanti che vanno sostituiti abbastanza spesso perché le trafilazioni di carburante del motore sono abbondanti, diciamo, di conseguenza gli oli si lavano. Sostituzioni di gomme, perché ne consumiamo parecchie, perché non hanno più la durata di quelle di un tempo. Sono mescole molto morbide, quindi anche quelle non sostituiamo parecchie. Alfa Romeo forse mi viene in mente l'infanzia, perché appunto, come dicevo all'inizio,
sono cresciuto con la rivista, il quadrifoglio, con il quadrifoglio di fronte, quindi praticamente i vari personaggi degli anni 60, dall'ingegner Chiti a De Adrich, Nanni Galli, Vaccarella, Giunti, tutte queste persone per me erano inarrivabili, inavvicinabili. Poi ad un certo punto della mia vita trovarmi vicino a loro è stato per me insomma una cosa grandissima. Quando andiamo in giro, in particolare all'estero, vediamo insomma l'affetto che riscuote nei confronti di tutti gli ammiratori, e questo insomma impressiona un po' questo.